Oggi parleremo di un'icona del mondo dei videogiochi. La sua popolarità è principalmente dovuta allo sparatutto del 1996 che porta il suo nome. Bravi! Avete indovinato? Stiamo parlando di Duke Nukem 3D, uscito prima per PC e poi convertito su alcune console dell'epoca come PlayStation e Saturn. I motivi di tale successo sono principalmente dovuti al carisma del personaggio, un misogino spaccone che incarna tutti gli stereotipi del machismo e del maschilismo peggiore, ma ciò viene fatto con una dose di ironia così esagerata da farlo risultare assolutamente simpatico ed esilarante. Duke Nukem è praticamente la parodia di se stesso, così eccessivo nel linguaggio, nelle espressioni colorite, nell'atteggiamento violento e spavaldo da riuscire a strappare sonore risate invece di generare la giusta indignazione per un personaggio di questo genere. Ma Duke è anche il salvatore dell'umanità, un one-man army, in grado di spazzare via da solo un esercito di alieni mutanti, salvando così il nostro sgangherato pianeta. Duke Nukem 3D era anche caratterizzato da una tecnologia grafica e da un realismo inediti per i tempi. Gli ambienti erano incredibilmente dettagliati per l'epoca e si poteva distruggere o interagire con moltissimi oggetti, tra cui anche specchi, gabinetti e ballerine di lap dance. Ma più di tutti era l'azione frenetica e divertente, unita all'eccezionale umorismo, che determinarono il grande successo del gioco. Ma Duke non è nato nel 1996, lo sparatutto in prima persona che gli ha dato gloria, infatti, era il terzo capitolo delle sue gesta. I primi due Duke Nukem, invece, erano dei semplici platform a scorrimento orizzontale per PC, pubblicati dalla nota Apogee, compagnia che all'epoca si occupava di giochi con licenza shareware. Caratterizzati da una grafica essenziale ma efficace, i primi due giochi della serie rimangono nella storia dei platform per DOS più riusciti. Dopo il grande successo di Duke Nukem 3D, venne subito messo in cantiere il quarto episodio, sottolineato Forever. Ironicamente, Forever, ovvero per sempre, è anche stato il tempo di sviluppo impiegato per realizzarlo, visto che nell'arco degli ultimi 15 anni si sono succedute numerose versioni basate su disparati motori grafici, a partire da quello di Quake 2 fino ad arrivare ai giorni nostri con un engine proprietario di ultima generazione. Nel frattempo, su PC e console, sono usciti diversi titoli ispirati al personaggio, ma che non osavano mai avventurarsi nel territorio degli sparatutto, ormai ipotecato dal fantomatico sequel Forever. Abbiamo avuto tra gli altri il flipper Balls of Steel, il platform Manhattan Project, i due action in terza persona Time to Kill e Land of the Babes usciti su PlayStation, ed il divertente Zero Hour per Nintendo 64. Non sono mancati nemmeno gli omaggi da parte di altri titoli. Citiamo ad esempio il fallimentare Metazord, a tutti gli effetti una parodia di Duke, ed il recentissimo Bulletstorm, in cui il protagonista, Grayson Hunt, omaggia il suo progenitore con una parlata rude ed il suo calcione antigravitazionale. Dopo tanta attesa, Duke Nukem è finalmente tornato sulle piattaforme di gioco attuali, con un sequel che si annuncia tanto spettacolare quanto esilarante. Poco importa se alcune sue frasi tipiche, come Hail of the King o Groovy, siano prese di peso dal Bruce Campbell dell'Armata delle Tenebre. Duke è entrato nei cuori dei videogiocatori nel lontano 1996 ed è rimasto lì fino adesso, quando finalmente vedrà la luce il suo vero successore, Duke Nukem Forever. Used to tell stories of a man who saved the world. A man whose very presence sent aliens running back to their motherships. A man who disappeared without a trace. When the invaders came back, they came back angry. They tore our planet apart, bit by bit. But they made one mistake. They shouldn't have gone after our women. Damn it. Why do they always take the hot one? Right in the jewels. Rest in pieces.
Did you think I was gone forever? Hell, I'd still hit it. King, baby. What about the game, Duke? Was it any good? Yeah, but after 12 years, it should be.